in a new episode of Sacred Drachma. Iniziare ad avvolgere la pellicola. Avvolgere del nastro ugualmente. Questo è il risultato. Tracciare la linea di mezzo, quella sopra le orecchie, e ritagliare le forme. Fatto? Riportare le sagome su fogli di carta. E tagliare. Trasferire le stesse sul foam. E ritagliare ugualmente. Adesso incollare le parti seguendo i ritagli. Prima la centrale, poi le laterali. Tagliare delle forme di foam per la svasatura sottostante. Ritagliare e levigare la parte sottostante come più si crede, facendo la stessa cosa con le forme. Incollare il tutto seguendo un tracciato prefigurato. Fare dei tondini di carta per creare i bottoni laterali al frontalino. Frontalino che ognuno può fare a suo piacimento e da parte. Queste che vediamo adesso sono delle corna fatte con il polistirene, che ovviamente anche queste potete fare a parte. Breve esempio della levigatura con il Dremel. Iniziare a ritagliare le decorazioni in fogli. Si parte con la colorazione. E con il montaggio di tutti gli elementi. Prima le sagome, poi gli elementi in polistirene, che ognuno ovviamente può fare a parte a suo piacimento. Si colorano anche questi, stavolta con dei colori acrilici, perché il polistirene è sensibile alle bombolette spray. Tendono a creare dei piccoli fori ed ecco qua il risultato, acrilico dorato. Tocco finale sono le pietre che verranno attaccate in punti specifici. La centrale e quelle laterali, una. E due. Il gioco è fatto, l'elmo è finito, e voilà! Ok ragazzi, che dire? Un altro video è stato fatto e adesso vi consiglio di andare a consultare questo canale che è di una mia amica carissima, da cui potete trarre un sacco di spunti importanti. Ad un prossimo episodio! Ah!
Ah!